La Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA di Catanzaro, ha eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore di oltre 800 milioni a Tre Fratelli, imprenditori di Lamezia Terme nel settore della grande distribuzione e proprietari di uno dei più grandi centri commerciali della Calabria. Il sequestro riguarda, oltre al centro commerciale, anche 19 ipermercati, concessionari di auto e moto, le partecipazioni in 34 società, comprese la squadra di calcio Vigor Lamezia e quella di volley Pallavolo Lamezia, fabbricati e ville, una quarantina di veicoli, tra i quali una Ferrari, rapporti bancari intestati ai tre e ai familiari. Falso ginecologo abusa di 63 pazienti, arrestato, e un cardiologo, tra le vittime anche una minore. Stanziamento della regione, è tutto pronto per celebrare i bronzi, 3 milioni per i 50 anni, le celebrazioni saranno un investimento turistico culturale di primo livello. Parte da Gerace la seconda edizione della mostra itinerante di pittura, arti e convegni, maternità e sacralità, I volti dell'amore, progetto ideato dall'associazione Zefiro Art di Gioiosa Ionica con il patrocinio dei vari comuni partecipanti e della città metropolitana. Preoccupazione anche calabrese per la crisi in Ucraina. Il Consiglio metropolitano di Reggio esprime la propria fortissima preoccupazione per la grave crisi internazionale tra la Russia e la NATO, determinata dalle forti tensioni per la situazione in Ucraina. Bentrovati, giornale di Telemia. La Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA di Catanzaro, ha eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore di oltre 800 milioni a Tre Fratelli, imprenditori di Lamezia Terme, nel settore della grande distribuzione e proprietari di uno dei più grandi centri commerciali della Calabria. Il sequestro riguarda, oltre al centro commerciale, anche 19 ipermercati, concessionarie di auto e moto, le partecipazioni in 34 società, compresa la squadra di calcio della Vigor Lamezia e quella di volley Pallavolo Lamezia, fabbricati e ville, una quarantina di veicoli, tra i quali una Ferrari, rapporti bancari intestati ai tre e ai familiari. Altri particolari in questo servizio di Giuseppe Mazzaferro. La Guardia di Finanza, coordinata alla DDA di Catanzaro, ha eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore di 800 milioni di euro ai fratelli Franco Pasqualino e Marcello Perri, imprenditori di Lamezia Terme nel settore del grande distribuzione e proprietari di uno dei centri commerciali più grandi della Calabria. Il sequestro riguarda, oltre che al centro commerciale, anche 19 ipermercati, concessionari di auto e moto, la partecipazione in 34 società, comprese la squadra di calcio Vigor Lamezia, quella della volley Pallavolo Lamezia, fabbricati e ville, una quarantina di veicoli, tra i quali una Ferrari, rapporti bancari intestati ai tre e ai familiari. L'operazione odierna è stata denominata Mare Magnum. In particolare, il sequestro di prevenzione ha riguardato 22 complessi aziendali, comprendenti il centro commerciale, 19 ipermercati, le attività di commercio di motoveicoli e rivendita di motocicli e ciclomotori, attività operanti nei settori della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, in termini mediazione finanziaria, recupero e riciclaggio di cascami e rottami metallici, produzione di gelati, gestione di impianti polivalenti, locazioni immobiliari, partecipazioni anche in forma totalitaria in 34 società attive nei settori della grande distribuzione alimentare, rivendita di autovetture, ottica, commercio al dettaglio di generi alimentari, ristorazione, immobiliare ed anche le quote della partecipazione, come dicevamo, della squadra di calcio della Vigor Lamezia. Tra gli altri ci sono 26 fabbricati e 2 ville di lusso, 42 terreni, 19 autoveicoli, tra i quali anche una Ferrari, 4 motoveicoli di lusso, una ditta individuale operante nel settore della ristorazione, tutti i rapporti bancari intestati e riconducibili agli stessi fratelli oppure ai loro familiari. Il centro commerciale dei Due Mari, che è stato oggetto di sequestro, è bene precisarlo, rimarrà aperto, malgrado il provvedimento di sequestro finalizzato all'applicazione della confisca prevista dal giudice antimafia eseguito dalla Guardia di Finanza. La gestione della struttura, infatti, sarà garantita da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Catanzaro e poi la stessa procedura sarà eseguita per tutte le altre attività imprenditoriali e commerciali di proprietà dei fratelli Perri che sono state sequestrate. Il padre degli imprenditori Perri fu ucciso nel 2003, morì in un agguato di stato
stampo mafioso il 10 marzo. Antonio Perri aveva 71 anni e venne assassinato a Lamezia Terme da due persone armate di pistole mentre si trovava in una struttura commerciale di sua proprietà. Gli assassini entrarono a viso scoperto nella struttura e, dopo aver riferito ad un dipendente di aver necessità di incontrare Perri, che in quel momento si trovava nel suo ufficio, spararono contro l'imprenditore quando se lo trovarono di fronte. Perri morì all'istante ed i suoi assassini non sono mai stati identificati. Quando fu ucciso, Antonio Perri si stava accingendo ad aprire il centro commerciale Due Mari, per la realizzazione del quale, secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbe stato l'interesse da parte di alcune cosche di 'ndrangheta di Lamezia Terme. La bara di Antonio Perri venne trafugata nel 2005 con la successiva richiesta di un riscatto per la restituzione. Ancora Guardia di Finanza, beni per 2 milioni e mezzo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ad un imprenditore, amministratore di una società attiva nel settore di trasporto passeggeri, nei confronti del quale è stato disposto anche il divieto di esercitare la direzione d'impresa per la durata di un anno. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP, dal Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura palmese. I carabinieri hanno sottoposto a fermo Nicola Cilurzo, di 51 anni, ritenuto il presunto responsabile del tentato omicidio a colpi di pistola di Antonio Paparatto, di 51 anni, avvenuto il 16 di febbraio scorso a Ricadi, davanti ad uno dei bar del paese. In quella circostanza Paparatto rimase illeso. Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura di Vibo è stato notificato a Cilurzo, già noto alle forze dell'ordine, che dopo essersi reso irreperibile per alcuni giorni è stato localizzato nella sua abitazione di Vibo Valentia. Abusa di 63 pazienti, arrestato falso ginecologo e un cardiologo, tra le vittime anche una minore. È accusato di aver violentato dal 2017 ad oggi almeno 63 donne, tra cui una minorenne, con le quali si era spacciato per ginecologo, pur non avendo mai conseguito questa specifica specializzazione. Protagonista un medico cardiologo cinquantenne in servizio nell'ospedale di Soverato, nel Catanzarese, che è stato arrestato dai carabinieri. Un teatro delle violenze, lo stadio del medico, il falso ginecologo che è sposato e non ha figli, secondo l'accusa metteva in atto direttamente le violenze sessuali e costringeva le vittime a compiere gli atti sessuali. Le indagini che hanno portato all'arresto del falso ginecologo sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Soverato al comando del capitano Marco Colì, sulla base di una denuncia presentata da una ragazza di 20 anni che è stata l'unica delle vittime delle violenze sessuali, che ha avuto così oggi il coraggio di presentarsi ai carabinieri ed esporre quanto le era accaduto. Nessun'altra delle donne sulle quali il cinquantenne avrebbe concentrato le sue attenzioni lo ha fatto. C'è da dire inoltre che la quasi totalità delle vittime, molte delle quali residenti in centri minori del comprensorio di Soverato ed anche altrove, potrebbero essere state indotte a non denunciare quanto avevano subito, proprio per il timore di essere messe all'indice nei piccoli ambienti in cui vivono o lavorano. Un'ulteriore offesa ai danni di persone ingannate da un medico nei confronti del quale avevano risposto loro fiducia nella speranza di risolvere i loro problemi, anche seri come l'infertilità. I militari, dopo aver ricevuto la denuncia dalla ventenne, hanno fatto i loro accertamenti. Appurandone la veridicità, hanno trasmesso un informativo di reato alla Procura della Repubblica. Da qui alla richiesta al GIP di emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del professionista di passo è stato breve. Al medico vengono contestati reati di violenza sessuale, pornografia minorile, interferenze illecite nella vita privata e truffa. I militari gli hanno anche sequestrati alcuni telefoni cellulari e computer. Il dato di 63 vittime riferito da inquirenti e investigatori potrebbe essere tra l'altro frutto di una stima per difetto. Le immagini riprese dalla telecamera installata nello studio del professionista, infatti, in molti casi sono poco chiare e hanno così consentito di conseguenza di identificare le donne oggetto delle attenzioni illecite del falso ginecologo. Il che vuol dire che le donne che sarebbero state violentate dal professionista potrebbero essere di più, anzi molto di più.
L'uomo che si faceva regolarmente pagare dalle pazienti le false visite ginecologiche memorizzava e conservava in forma criptata sui suoi dispositivi elettronici video sulle violenze sessuali, quale a freggiarsene come trofei. Il medico nei prossimi giorni sarà sentito dal GIP, che ha emesso il provvedimento restrittivo in presenza del suo legale di fiducia per l'interrogatorio di garanzia. Nel corso quale non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. In quel caso sarà successivamente interrogato dal sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, la quale, sottolineano gli investigatori, è basata su un solido impianto accusatorio fatto di riscontri e dati di prova oggettivi che sono emersi a carica dell'uomo nel corso delle indagini. Persone non identificate hanno tagliato le gomme dell'auto al giornalista Luigi Abramo, responsabile della redazione di Crotone della Gazzetta del Sud. Il fatto è accaduto la notte scorsa, quando sono stati tagliati tutti i pneumatici della Dacia Sandero del giornalista parcheggiata in via Libertà. Sull'accaduto sta indagando la polizia e dovrà appurare anche eventuali collegamenti con un identico danneggiamento avvenuto nella stessa nottata ai danni di una Dacia Duster. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 15.29 di ieri in Calabria, nella zona della Presila Catanzarese. Secondo i rilevamenti effettuati dalle strumentazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 7 km dall'abitato di Albi. Andiamo adesso a Cosenza, dove la Corte dei Conti assolve l'ex sindaco Occhiuto. Stessa decisione per 5 ex assessori e 3 funzionari servizio di Maria Teresa Griniti. La terza sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti ha assolto l'ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, dall'accusa di essersi reso responsabile di un danno erariale in relazione all'approvazione di alcuni atti amministrativi relativi alla nomina di dirigenti esterni e componenti di staff. Analoga sentenza è stata emessa nei confronti di 5 ex assessori: Rosaria Sucurro, attuale sindaco di San Giovanni in Fiore, Francesco De Cicco, Nicola Maierà, Luciano Vigna e Carmine Nevizza. Assoluzione anche per i funzionari Giampiero Gargano, Luigi Sconza e Ugo Dattis, all'epoca dei fatti rispettivamente segretario comunale e dirigente del servizio personale del servizio finanziario. La sezione giurisdizionale d'appello, con la sentenza di assoluzione, ha riformato la pronuncia di colpevolezza che era stata emessa per tutti nel 2020 dalla sezione regionale della Calabria della Corte dei Conti. Siamo sempre stati certi della correttezza del nostro operato, ci siamo difesi nel processo e abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura. Sono le parole di Rosaria Sucurro, sindaco di San Giovanni in Fiore. Resto convinta, dice, che paghino sempre il silenzio rispetto ai tentativi politici di delegittimazione. L'impegno quotidiano, la vicinanza costante ai cittadini e l'esercizio del diritto di difesa. La politica, conclude la Sucurro, deve tornare a parlare di problemi e soluzioni, deve uscire dagli ambienti del pettegolezzo, dei processi sui social e delle cattiverie gratuite. Nuova impennata di contagi in Calabria, parliamo di virus, sono 2.115, ieri erano 1.217, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con più tamponi, 11.683 e un tasso di positività pari al 18.10%, 7 decessi che portano il totale delle vittime a 2.053, lieve calo nei ricoveri sia in terapia intensiva, meno 1, siamo a 27, e sia nei reparti ordinari, meno 2, totale 344. Sospese fino al prossimo 1° di marzo le lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Lungro. A disporlo è un'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppino Santoianni in considerazione del forte aumento di casi di positività che sono registrati negli ultimi giorni sul territorio comunale. Ora ci spostiamo a Crotone perché la provincia di Crotone ha sostegno delle attività del Marrelli Hospital, che come sappiamo offre servizi fondamentali non soltanto per pazienti della zona ionica, ma di tutta quanta la Calabria. Ascoltiamo. Sono al fianco del Marrelli Hospital, delle sue professionalità, perché essere al loro fianco significa esserlo anche e soprattutto delle nostre comunità, dei nostri ammalati, con l'obiettivo di poter consentire ai crotonesi e ai pazienti della fascia ionica e a tutti quelli che ne hanno bisogno di poter usufruire di un importante presidio salvavita. Così Sergio Ferrari,
presidente della provincia di Crotone, all'indomani della decisione della clinica di sospendere il servizio di medicina nucleare presso la clinica di via Gioacchino da Fiore. E quando la battaglia ha ad oggetto il sostegno verso un servizio sanitario che rappresenta l'eccellenza non solo per il territorio crotonese ma per l'intero territorio della regione Calabria, allora è cosa buona e giusta stare al fianco del Marelli Hospital e sostenerlo. Il territorio crotonese ha un disperato bisogno di servizi, di assistenza alla persona, di una sanità in grado di rispondere in modo adeguato ed efficiente, soprattutto e ancor di più oggi, per recuperare e sopperire ai ritardi causati dal Covid-19 nelle prestazioni ai malati. È assolutamente necessario sostenere questa battaglia per ottenere un servizio sul territorio, un territorio in cui si registrano delle percentuali altissime, purtroppo ai noi, di malati oncologici e rispetto ai quali bisogna stare al loro fianco, perché il bisogno è veramente alto. Strutture come il Marelli Hospital devono essere messe nelle condizioni di poter operare e di farlo in sinergia ed a supporto del servizio pubblico. Una collaborazione che diventa essenziale, prosegue Ferrari, se si parla di poter usufruire di macchinari all'avanguardia, come nel caso del reparto di medicina nucleare. È per questo che condivido la lotta intrapresa per l'inserimento nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, e come tali dunque erogabili con il sistema sanitario nazionale. Si possa garantire un servizio sanitario di qualità e rappresenta ovviamente l'orgoglio per il nostro territorio. Da parte del presidente della provincia Sergio Ferrari anche l'invito all'assemblea dei sindaci ad occuparsi di questa vicenda. Conoscendo la sensibilità di tutti i 27 sindaci del territorio, sono certo che tutti sposeranno l'idea, sposeranno il sostegno a questa battaglia, perché è una battaglia, ripeto, a favore del territorio, a favore delle famiglie, a favore del bisogno di servizi sanitari. Decine di tir stanno bloccando il tratto dell'autostrada A1 che va dal casello che conduce l'autostrada Salerno-Reggio Calabria fino alla barriera di Napoli Nord a Caserta. Il motivo della protesta, secondo quanto si apprende, è riconducibile al rincaro dei prezzi dei carburanti. Sul posto presenti le pattuglie della Polizia Stradale di Napoli Nord. Si sta dirigendo, cambiamo, verso il porto di Augusta, provincia di Siracusa, la nave Diciotti della Guardia Costiera, con a bordo 572 migranti soccorsi nella notte a 70 miglia al largo di Capo Spartivento, quindi in Calabria. Una delle persone soccorse, bisognosa di cure mediche immediate, è stata successivamente condotta d'urgenza nel porto di Roccella da una delle motovedette intervenute nel soccorso. Tra i salvati 59 minori, molti dei quali non accompagnati. Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria esprime la propria fortissima preoccupazione per la grave crisi internazionale tra la Russia e la NATO, determinata dalle forti tensioni per la situazione in Ucraina. La Calabria è preoccupata, sentiamo anche le dichiarazioni del sindaco di Cinque Frondi, Conia, che esorta la città metropolitana a interessarsi del problema. Ho depositato in qualità di capogruppo della lista territorio metropolitano un'istanza al sindaco metropolitano della città di Reggio Calabria per chiedere che all'ordine del giorno venga discusso la richiesta a tutti gli organi del governo, ai ministri, ai gruppi parlamentari e a tutte le altre istituzioni, che assolutamente si faccia tutto il possibile per evitare una guerra che porterebbe un'ennesima macelleria sociale, che porterebbe una serie di vittime, ancora una volta civili, spesso anche tra queste vittime ci sono i bambini, ma una guerra che avrebbe anche grosse ripercussioni anche sull'economia e sulla questione sociale anche per il nostro paese, per l'Italia. Quindi non è una guerra come può sembrare lontana da noi, è una guerra assolutamente alle nostre porte. Ma ripeto, il primo motivo è sicuramente la tutela delle vite, delle persone, dei diritti, così come la nostra stessa Costituzione, l'articolo 11, stabilisce che l'Italia ripudia la guerra. Lo stesso ordine del giorno, ci tengo a dirlo, è stato presentato anche dai consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo e Ferdinando Laghi, la presenteremo anche nel comune di Cinque Frondi, dove sono sindaco, ma la presenteremo anche in tanti altri consigli comunali, dove abbiamo consiglieri comunali con la nostra stessa sensibilità, che fanno parte del nostro stesso progetto politico, con l'appello che tutte le istituzioni, tutti i consiglieri comunali, consiglieri metropolitani possano sostenere
assolutamente questo tipo di richieste e di ordine del giorno, perché dobbiamo sempre essere contro la guerra e a favore dei diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini del mondo. Dalla Camera dei Deputati una missiva dell'onorevole Francesco Cannizzaro, leggiamo una parte. Ho avuto un incontro con il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta sulla questione dei tirocinanti ministeriali calabresi. Lo ringraziamo per il tempestivo e coerente impegno nei confronti di questi lavoratori. L'iter della stabilizzazione è alle battute finali. Infatti, nei prossimi giorni ci sarà una nuova e decisiva interlocuzione tra la pubblica amministrazione ed i ministeri interessati per la definizione del bando, dice l'onorevole Francesco Cannizzaro. Un impulso da 2 milioni di euro è quello che la Regione ha destinato alle fondazioni ITS del territorio calabrese per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, incentivando al contempo formazione e possibilità occupazionali per i giovani, una fucina di futuri lavoratori altamente specializzati. Sono 8 le fondazioni degli istituti tecnici superiori della Calabria che rappresentano quel segmento di formazione terziaria non universitaria, i cui presidenti sono stati quest'oggi invitati e ricevuti dalla vicepresidente della Giunta Giusi Princi. Sentiamo adesso l'onorevole Giacomo Crinò, lo sentiamo a proposito intanto della sua attività in seno al Neo Consiglio regionale, ma anche a proposito dell'importante visita che fa il governatore Occhiuto per alcuni determinanti fondi che arriveranno nella Locride, in particolare nella comunità di Gerace. Lieta circostanza per la quale il Presidente, dovendo scegliere un solo borgo, un solo paese da indicare al Ministero per questo finanziamento, ha scelto Gerace. Immaginiamo quante idee, quante proposte ci potevano essere in tutto il territorio regionale, però ha scelto Gerace. Questo è un segnale di grande attenzione verso il nostro territorio, così come anche il finanziamento tanto agognato per la strada del santuario che conduce al santuario di Polsi. Il Presidente ha parlato di un vero e proprio asset religioso che intende promuovere su Polsi con tutto quello che ne deriva, ma tante altre cose che sono anche in fieri e che vedranno assolutamente, anche per mio tramite, per nostro tramite, vedranno sull'agenda della politica regionale, vedranno il nostro territorio recitare un ruolo di assoluta importanza. Ecco, su quale progetto in particolare lei sta lavorando? Sappiamo che le priorità che ha messo all'attenzione sono tante. Ecco, su quale cosa sta lavorando con particolare attenzione? Beh, noi da qualche ora siamo usciti felicemente da una battaglia politica importantissima che ci siamo intestati, tra l'altro in quest'area, no? Perché con riferimento alle strutture sanitarie che devono sorgere utilizzando i fondi del PNRR, Casa della Comunità, Ospedale della Comunità e COT, siamo riusciti al di là e in aggiunta a quello che era stato il piano organizzato dai sindaci insieme all'ASP di Reggio Calabria, siamo riusciti a colmare un vulnus che purtroppo si era creato e sta prendendo piede, e questa è una cosa che voglio ribadire, perché c'è stato un grandissimo lavoro politico dietro, e grazie poi al Presidente Occhiuto che ha saputo, diciamo, recepire e portare avanti con Agenas questa idea, noi a Monasterace con ogni probabilità riusciremo ad individuare un edificio da destinare a Casa della Comunità. Quindi questa era una cosa che ci tenevo a dirla, perché tutta quella... Spieghiamo che è un poliambulatorio, per chi non lo sapesse, e anche più, no? Un poliambulatorio dove è possibile fare delle visite, lì era scoperto. Lì, direttore, onestamente io quando ho posto la questione ho voluto anche fare un po' mente locale su quello che nel corso dei decenni la Vallata dello Stilaro tutta, no, aveva un po' subito da questo punto di vista, perché sono terra di frontiera, sono frontiera della nostra provincia, e andava appunto colmato un vulnus, perché dal punto di vista delle infrastrutture, delle strutture sanitarie, nel corso dei decenni passati purtroppo è stata sempre un'area poco attenzionata, e quindi questo anche qui, no? Regge il discorso che facevo prima, cioè una grande azione politica che parte dal territorio e che vede un presidente ben lieto di poter cogliere e accogliere le richieste che provengono, e poi il tutto produce gli effetti che il territorio merita. Questo è, come dire, io lancio dei segnali, degli spot, però in realtà la cosa più importante è il metodo nuovo, un metodo che certamente, se continueremo così, produrrà grandi risultati. Ci fermiamo solo per qualche attimo, a tra poco.
Bentornati, seconda parte TG. Continuiamo a parlare di fondi importanti per la Calabria, per la progettazione intanto, sì, finalmente un aiuto concreto per la gente. Alla Calabria sono stati assegnati oltre 13 milioni e 200 mila euro per sostenere le amministrazioni locali nella progettazione per partecipare ai bandi previsti dall'Europa e quelli del PNRR. Lo afferma Amalia Bruni, leader dell'opposizione in Consiglio regionale, in riferimento ai fondi stanziati per aiutare le amministrazioni locali. Altri fondi importanti, questa volta per celebrare i bronzi di Riace. Intendiamo manifestare il nostro pieno compiacimento e plauso alla regione, dice il sindaco Antonio Trifoli. Vediamo quanto arriverà per celebrare degnamente i bronzi di Riace. Intendiamo manifestare il nostro pieno compiacimento e plauso alla regione, al presidente, al vicepresidente e alla giunta tutta per l'importante stanziamento di 3 milioni di euro che hanno deciso di destinare al programma nazionale e internazionale in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace. Ad affermarlo è il primo cittadino Antonio Trifoli, che crede fermamente nella possibilità di far compiere un salto di qualità al paese facendo leva sui bronzi. E ora che la regione concretamente manifesta attenzione verso una delle nostre meraviglie artistiche, archeologiche, storiche e culturali, e insieme lungimiranza strategica, volendo connotare un programma ambizioso di ampio respiro che possa offrire alla dimensione dei bronzi un giusto profilo mondiale, il sogno par assumere profili concreti. Riace, dunque, pur orfana della presenza delle due note sculture, è il luogo del loro ritrovamento. Un dato storico fino ad oggi non valorizzato, ma che posto nella giusta dimensione può costruire una grande occasione di visibilità per l'intero territorio, un'ampia opportunità di sviluppo e di valore occupazionale, un investimento turistico-culturale di primissimo livello. Trifoli, il sindaco di Riace, insieme alla sua amministrazione, accolgono quindi come assai saggia l'idea di riunire un comitato di coordinamento interistituzionale per definire le linee programmatiche. La sola problematica è il fattore tempo, continua Trifoli, ma siamo certi che la Regione vorrà avvalersi di tutto il lavoro da noi faticosamente prodotto e delle alte professionalità che vi stanno dedicando impegno, abnegazione e amore, attività che potranno certamente arricchirsi dei meritori contributi del Comitato di Coordinamento. L'ARPACAL metterà a disposizione del Consiglio regionale il personale qualificato per la caratterizzazione preliminare dell'area interessata dal crollo della copertura dell'auditorium Nicola Calipari di Palazzo Campanella, avvenuto il 31 di luglio del 2020, e fornirà il supporto tecnico-scientifico per le fasi propedeutiche alla rimozione del materiale di risulta. Soluzione in vista per l'ufficio postale di Corso Telesio. Siamo a Cosenza, lo riferisce una nota del Comune. Il sindaco Franz Caruso ha incontrato i rappresentanti territoriali e dell'area sud di Poste Italiane al fine di individuare una soluzione per la riapertura dello sportello del centro storico. In primavera si voterà in tantissimi comuni, anche con tanta popolazione quale a Palmi, e ascoltiamo quindi i rumors che arrivano dalla città. Pino Eppolito, candidato a sindaco. Lei è il terzo candidato a sindaco di questa città. Ecco, intanto se lei sarà sindaco, cosa cambierà di questa città? Intanto noi ci candidiamo perché abbiamo capito che c'è una richiesta che viene dalla città, che è quella di non tornare indietro di 10 anni. E neanche di 5 anni, abbiamo bisogno di guardare avanti e dobbiamo costruire un futuro diverso, un futuro possibile che Palmi è ricca di opportunità e risorse che finora non sono state utilizzate. Dobbiamo ripulirla, renderla ordinata e dobbiamo consentire lo sviluppo di un turismo che certamente resta la nostra arma favorita per quanto riguarda questa economia. Ecco, abbiamo l'attuale sindaco Ranucci, l'ex sindaco dottor Barone, ecco, lei sarebbe il nuovo? Certamente entrambi hanno già dimostrato la qualità della loro amministrazione, hanno già dato esempio di come amministrano Palmi, e se invece lo sarò io, naturalmente sarà una novità per i palmesi. Ancora un altro candidato a sindaco, lo ascoltiamo in questa fase del nostro giornale. Andiamo a Grotteria. Vincenzo Loiero si ricandida a primo cittadino del comune della Vallata del Torbido.
Siamo a Grotteria, il sindaco Vincenzo Loiero, ecco, è ufficiale, lei si ricandiderà nella prossima tornata elettorale che da qui a qualche mese, insomma in primavera, si voterà nel suo comune. Fare un bilancio di questi anni di attività amministrativa? Ma fare un bilancio è un po' difficile, perché noi abbiamo, a dire la verità, vissuto 5 anni molto difficili. Prima abbiamo avuto uno scioglimento per 7 mesi, un scioglimento che poi si è rilevato inesistente, che avevamo tutte le regioni di questo mondo, però abbiamo perso 7 mesi. Poi abbiamo perso... Poi avete vinto, diciamo, a livello giudiziario. Abbiamo vinto sia al TAR che al Consiglio di Stato, quindi quello è stato uno scioglimento inesistente, senza... Che però vi ha fatto perdere quasi un anno. Senza motivazioni, sì, abbiamo perso un anno che, non lo so, dovremmo recuperare, a dire la verità, perché ingiustamente, a dire la verità, dovevo anche fare causa al Ministero dell'Interno e alla Prefettura, però abbiamo lasciato stare. Sono contento, perché quel prefetto che mi ha sciolto ha fatto altri problemi, ha avuto i suoi problemi, quindi diciamo che ha insistito su quel scioglimento senza che ci fossero i presupposti. Vabbè, noi però dal canto nostro abbiamo ribadito, attraverso la giustizia del TAR e del Consiglio di Stato, che eravamo in piena regola con quello che avevamo fatto. Al di là di questo, poi abbiamo avuto questi 2 anni di Covid. Ad esempio, oggi ho l'ufficio tecnico che è a casa perché sono con il Covid, quindi abbiamo avuto parecchi problemi, ma al di là di tutto questo, noi abbiamo sempre operato, abbiamo dato il massimo, diciamo, in questa legislatura, e abbiamo portato a casa diverse opere, diversi finanziamenti che da qui a breve inizieranno. È quello che più importante, diciamo, abbiamo concluso l'iter per quanto riguarda la costruzione e la realizzazione del lungomare a Grotteria Mare. Abbiamo già consegnato i lavori e la ditta mi diceva che molto probabilmente già i primi di marzo inizieranno questi lavori, sperando che possano concludersi prima dell'estate, perché è importante quel lambo di spiaggia, di litorale che noi abbiamo e che ne andiamo orgogliosi, che è uno dei più belli. Con questa realizzazione di lungomare potrà veramente essere il fiore all'occhiello di un'area che si sta veramente molto sviluppando. Peraltro, come tutti sanno, su quel litorale c'è la macchia mediterranea protetta, questa vegetazione che è unica nel suo genere, quindi da qui a breve, diciamo, di poterla ancora di più valorizzare. Abbiamo iniziato anche una strada interpoderale a Dragoni, diciamo, superiore, molto importante, che crea un collegamento importante tra due frazioni, che altrimenti si doveva fare un giro molto più ampio, era dissestrata attraverso, diciamo, questi contributi dell'agricoltura. Sono già iniziati i lavori e da qui a breve sarà completata. Poi abbiamo preso diversi finanziamenti per quanto riguarda il sistema energetico, abbiamo sistemato sia la scuola di Marcinà che quella di Bombacone con questi pannelli fotovoltaici, mettendo, diciamo, a regime i condizionatori con l'aria, diciamo, i riscaldamenti, perché avevamo sempre dei problemi, quindi li abbiamo completamente rifatti e quindi non ci sono più problemi in queste scuole. Poi abbiamo completato il campo sportivo di Grotteria Centro, adesso abbiamo visto inaugurazione.
abbiamo fatto l'inaugurazione, mancava qualcosina e l'abbiamo completato. Abbiamo fatto una palestra all'aperto vicino alla struttura del campo sportivo di Pirgo Agliona, una palestra che tanti stanno apprezzando. Abbiamo in cantiere diversi progetti che abbiamo presentato sia col CIS per quanto riguarda, diciamo, questa convenzione che abbiamo fatto col Comune di Mammola per completare e ripristinare tutta la strada ex Calabro Lucana che da Mammola porta a Catalisano, andando a ristrutturare anche la galleria. E poi abbiamo presentato con la città metropolitana come unione dei comuni la valorizzazione di questi centri urbani. Abbiamo cercato di completare tutta quell'area sul Torbido come parte di grotteria, però è stato un progetto complessivo. La precarietà del sistema sanitario nella Locride preoccupa gli operatori del turismo. Per questa ragione si pensa di approntare un depian istruttivo per far meglio muoversi, appunto, nei meandri della sanità locridea i turisti. La precarietà del sistema sanitario della Locride nuoce anche al turismo. È innegabile che una delle cose principali a cui guarda il potenziale turista è la possibilità di poter contare su strutture sanitarie capaci di soddisfare i suoi eventuali bisogni, siano esse legate a esigenze croniche, dializzate ad esempio, sia per circostanze imprevedibili come malattie o infortuni. Una necessità fatta spesso oggetto di richieste specifiche da parte dei potenziali ospiti in fase di prenotazione, anche perché purtroppo la sanità dell'Ocridea non gode di buona reputazione. Da qui le valutazioni del presidente del Consorzio degli Operatori Turistici, Maurizio Baggetta, e del presidente del Corsecom, Mario Diano, che anche nel timore che una distorta informazione possa influire nella scelta dei potenziali ospiti, avrebbero intenzione di dar vita a una promozione del territorio indirizzata non solo a metterne in evidenza le bellezze, ma anche la possibilità di trovare servizi sanitari che quantomeno possono garantire almeno le esigenze ordinarie dei turisti. Siamo convinti, affermano, che dal punto di vista turistico la possibilità di tranquillizzare i nostri ospiti possa accrescere la domanda, probabilmente in passato. Abbiamo eccessivamente sottovalutato questo problema senza renderci conto invece delle necessità di tante persone di vivere le loro vacanze in maniera tranquilla e senza il timore di non sapere cosa fare in caso di malattia improvvisa. Abbiamo fatto le ricerche sull'intero territorio e siamo convinti che il problema si possa superare. La necessità immediata è però mettere gli ospiti nella condizione di saper cosa fare in caso di problemi. Stiamo pensando per questo motivo di elaborare un depliante illustrativo e una lettera aperta comprensiva di indicazioni da divulgare quanto più possibile, da consegnare ai nostri ospiti al loro arrivo nelle strutture turistiche del territorio. E passiamo allo spettacolo con l'Allegra Ribalta e quindi siamo a Murano Calabro, successo per il concerto inaugurale. Sono state le note di Beethoven, suonate dall'Orchestra Sinfonica di Cosenza, diretta dal maestro Massimo Celiberto, ad inaugurare i 30 anni dell'Allegra Ribalta, associazione culturale e compagnia teatrale di Murano Calabro. In occasione di un compleanno davvero speciale, saranno tanti gli appuntamenti di musica e teatro in programma per il 2022 che l'Allegra Ribalta ha organizzato per celebrare un trentennio di passione e dedizione. Una bella responsabilità che coniuga un bellissimo augurio, perché un'orchestra sinfonica che si esibisce nella nostra terra di Calabria, nello specifico in questo splendido paese e altrettanto splendido auditorium qui a Murano, è sicuramente uno dei migliori auspici come augurio di proseguo musicale e di ripresa di un'attività che, ahimè, causa Covid si era fermata. Abbiamo in mente tante cose belle, non le sveliamo perché siamo ovviamente scaramantici, ma vi invitiamo a venire a teatro, perché il teatro è importante, il teatro è un momento di aggregazione, è un momento di scambio di idee, di pensieri, il teatro non è una pausa della vita, il teatro è una parte della vita ma vissuta in maniera più completa, più bella e più emozionante.
Noi avevamo sempre saputo quanto il teatro fosse importante per noi. Questi due anni di abbandono forzato non ha fatto che, diciamo, confermare la nostra grande passione. Sono stati due anni molto difficili, sono stati due anni di buio, eppure secondo me sono stati importanti proprio perché ci hanno permesso di capire l'importanza di alcune cose che magari molte volte noi diamo per scontato, invece sono cose importanti che ci aiutano a sorridere e ci permettono di andare avanti. E stasera iniziamo con la stagione 2002, appunto dei 30 anni, con questo concerto inaugurale, un concerto dedicato interamente alla grande musica di Beethoven. E abbiamo il piacere di ospitare un grande pianista di fama direi internazionale, perché gira tanto veramente per l'Europa, esibendosi nei teatri più grandi d'Europa. E abbiamo il piacere e anche l'onore di ospitare l'Orchestra Sinfonica di Cosenza, orchestra di cui io ne faccio parte, però stasera ho il piacere, ma soprattutto l'onore di dirigerla. E passiamo allo sport, a questa disciplina delle bocce. Siamo a Cosenza e l'intensa attività della Federazione Calabrese, e sentiamo per alcuni tornei quanti premiati. La pandemia ha rallentato tutti i settori, soprattutto quelli culturali e quindi anche sportivi. È per questo che la Federazione Italiana Boccia, in occasione della consueta assemblea regionale ordinaria, ha voluto premiare coloro che si sono distinti nel 2021, praticamente i migliori tra atleti, dirigenti, società e arbitri della FIB Calabria per le discipline della raffa e del volo. Sono appunto diventato presidente in un momento, oserei dire, tragico, perché non si potevano fare le assemblee, non si potevano fare le gare, non si poteva quasi fare attività. È stata una scommessa, credo, vinta, perché il riscontro l'abbiamo avuto oggi, ma io ho questa fortuna di averlo quotidianamente, quindi veramente sono soddisfatto del lavoro che non solo ho fatto io, ma l'hanno fatto insieme a me tutti i consiglieri. Questa è una grande soddisfazione. Spero in un futuro, appunto migliore nell'ambito sportivo. Cercherò sempre di migliorarmi e di andare avanti al meglio per me. E appunto tenterò di nuovo le nazionali quest'anno, sperando di riuscirci con un buon risultato. Il 26 di febbraio si terrà il quarto appuntamento di direzione di viaggio per affrontare nuove sfide. Seminario di studi organizzato al Dipartimento Cultura di Fratelli d'Italia Locri e dal Circolo di Gioventù Nazionale Locri. L'evento si terrà presso la sede cittadina del Movimento Politico, sita in via Oliverio. Parte da Gerace la seconda edizione della mostra itinerante di pittura, arti e convegni, maternità e sacralità, I volti dell'amore, progetto ideato dall'associazione Zefiro Art di Gioiosa Ionica, con il patrocinio dei vari comuni partecipanti e della città metropolitana. È prevista la partecipazione del laboratorio della Casa Circondariale di Locri, con la realizzazione di dipinti a cura dei detenuti. La mostra proseguirà poi nei comuni di Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Cella e Gioiosa Ionica. Siamo sempre a Palazzo del Comune, dove la nostra splendida location dal 21 alle ore 21 ospiterà la mostra di Ilenia Ritorto e Carmela Salvatore, Maternità e Sacralità, i fini dell'amore. Vorrei che tutti i fruitori di questa mostra, i fruitori dell'opera, cogliessero quest'amore puro che vi è racchiuso nella maternità. Alla domanda se la donna utilizza la maternità per attrarre a sé l'uomo e per far suo un rapporto che altrimenti non potrebbe essere, la risposta è no. Ecco perché noi nella mostra abbiamo aggiunto maternità e sacralità, un qualcosa che abbiamo già detto di intoccabile. Stiamo organizzando il secondo evento, che sarà un evento articolato in maniera un po' diversa, perché il primo appuntamento ci ha visto a Gioiosa Ionica, invece questa volta avremo il piacere di allargare questa mostra a tutti i paesi della costa ionica, più o meno, e dove saranno coinvolte delle artiste che parleranno ancora di sacralità e di maternità dai diversi punti di vista di ognuno, e vedrà coinvolta la casa circondariale con i detenuti, che parleranno appunto il linguaggio della pittura per trattare
dal loro punto di vista, il tema della sacralità e della maternità. Quando il presidente di Zefiro Art ha proposto al comune questo evento, siamo stati ben lieti ad accogliere la proposta e a valutarla positivamente, perché ritengo che proposte del genere, manifestazioni del genere possono non solo arricchire il patrimonio culturale della nostra città, ma ritengo anche dell'intero comprensorio. Con una manifestazione del genere di ampio respiro, penso che l'intero territorio possa trovare il giovamento. Sono altresì convinto e contento che questo evento itinerante parta da Chiaraccia, che per così dire è simbolo della cultura dell'intera Locride, e che sia soprattutto per l'associazione che l'ha proposto un buon viatico affinché ci sia un futuro dal punto di vista culturale migliore rispetto a quello attuale. E la manifestazione si terrà a Gheraglia dall'8 al 15 maggio nella chiesa di San Francesco, che è uno dei luoghi preferiti per accogliere mostre ed eventi culturali di un certo spessore. Vedo coinvolti principalmente i ragazzi detenuti all'Ocri. Penso che questa cosa, scusate, penso che dia un valore aggiunto alla manifestazione, appunto perché forse possiamo avere un punto di vista diverso sul concetto di maternità, sul concetto di sacralità, che può essere legato anche, come diceva anche l'artista Carmela, anche al concetto stesso di libertà, che è una cosa che noi spesso capiamo o consideriamo molto poco. La cosa su cui ci baseremo non verterà molto sulla qualità intrinseca delle singole opere, quanto sul concetto della libertà, della maternità, della sacralità, e sul fatto che comunque ogni opera possa esprimere quello che è lo spirito del singolo detenuto o anche della situazione più complessa come può essere quella carceraria. La mostra si terrà a Gerace, comincerà a Gerace dall'8 maggio al 15 maggio, per poi essere itinerante in altri comuni della provincia di Reggio Calabria. Io mi occuperò personalmente della presentazione della mostra a Gerace, dove è una cosa molto interessante che ogni comune metterà anche a disposizione o comunque darà un contributo attraverso degli artisti del comune stesso. Quindi noi speriamo di avere degli artisti geracesi, anzi li avremo sicuramente, così ci aspettiamo anche la presenza di artisti degli altri comuni che sono coinvolti in questa iniziativa. Basta. Ed ora leggiamo alcuni titoli di testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, iniziando da Gazzetta del Sud. Calabria, una strada per i tirocinanti. Il Dipartimento della Funzione Pubblica apre al bando per assunzione a tempo determinato. Il provvedimento interessa i 2.000 precari alle dipendenze dei ministeri. Per quanto riguarda il taglio alto, Pino Piromalli, abbiamo votato per tutti. Intervista esclusiva al super boss dell'Andrangheta della Piana di Gioia Tauro. Quando parlate di me dovete dire un grande lavoratore. Vedete qui lo scoop, Klaus Davidi spalle, mentre intervista Pino Piromalli. Le due fotonotizie di centropagina, la prima riguarda Reggio, mattinate di sorrisi in ospedale, a gomme, un parto trigemellare e delicato intervento su un bebè. Ancora in Cassazione l'inchiesta sulla cupola politico-mafiosa, il filone abbreviato del processo Gota. Andiamo a spalla con Gazzetta, sempre i titoli di apertura, rifiuti, il sistema rallenta ancora, il blocco a Gioia Tauro crea nuove difficoltà. Roccella, soccorsi a largo quasi 600 migranti. Su due barconi c'era anche un cadavere, dunque l'ennesimo sbarco della Speranza. E poi vedete le minacce russe, i timori NATO, lo sgomento dell'Unione Europea. La regina a Frosinone per il poker, turno infrasettimanale di Serie B questa sera, c'è anche il derby Crotone-Cosenza. Gli Amaranto cercano la spinta per sognare l'aggancio alla zona play-off. Oggi vedete un'importante sfida allo Stirpe di Frosinone.
La Juve è stata raggiunta in Spagna, Vlahovic in gol dopo 33 secondi per la Champions League. Ci occupiamo del quotidiano del Sud, il titolo di apertura: violenza sessuale, cardiologo in manette. L'accusa: visite ginecologiche a trucco. Operazioni di militari dell'arma asseverato: l'uomo avrebbe indotto 63 familiari di suoi pazienti a controlli che poi si sarebbero trasformati in ben altro che visite cardiologiche. Segue estratti dai carabinieri, video ritenuti compromettenti. Screening oncologici, il nodo delle piattaforme software. L'ASP di Cosenza ci mette mano, e poi a Cosenza tornato a casa il bimbo di 2 anni ricoverato in terapia intensiva. È una buona notizia. La foto, notizia invece di centropagina: comunità energetiche, funzionamento e vantaggi. Tririolo e San Nicola da Crissa pronti a partire. Crollo dell'auditorium, siglata l'intesa regione Arpacalle per rimuovere i detriti dalle varie province, la prima quella di Cosenza. Scuolabus a mezzo servizio, le lamentele dei genitori a Catanzaro provincia, pronto il piano di rientro per il dissesto finanziario. A Reggio il centrodestra dopo la sentenza Miramare si torna al voto. Vibo, depurazioni in comune, ripiomba la finanza. Crotone, vertenza Abramo, mobilitazione e solidarietà generale. Poi Cosenza, la Corte dei Conti, qui Mario Occhiuto, l'ex sindaco, incarichi esterni, il secondo grado da ragione a Occhiuto. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava il quotidiano del Sud. Restituiamo la linea alla nostra redazione. Vediamo che tempo farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Ed è finito il nostro giornale, grazie per l'attenzione. Riepilogo dei titoli. La Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA di Catanzaro, ha eseguito un decreto di sequestro di beni per un valore di oltre 800 milioni a tre fratelli, imprenditori di Lamezia Terme nel settore della grande distribuzione e proprietari di uno dei più grandi centri commerciali della Calabria. Il sequestro riguarda, oltre al centro commerciale, anche 19 ipermercati, concessionari di auto e moto, le partecipazioni in 34 società, comprese la squadra di calcio Vigor Lamezia e quella di volley Pallavolo Lamezia, fabbricanti e ville, una quarantina di veicoli, tra i quali una Ferrari, rapporti bancari intestati ai tre e ai familiari. Falso ginecologo abusa di 63 pazienti, arrestato, e un cardiologo, tra le vittime anche una minore. Stanziamento della regione, è tutto pronto per celebrare i bronzi, 3 milioni per i 50 anni, le celebrazioni saranno un investimento turistico culturale di primo livello. Parte da Gerace la seconda edizione della mostra itinerante di pittura, arti e convegni, maternità e sacralità, I volti dell'amore, progetto ideato dall'associazione Zefiro Art di Gioiosa Ionica con il patrocinio dei vari comuni partecipanti e della città metropolitana. Preoccupazione anche calabrese per la crisi in Ucraina. Il Consiglio metropolitano di Reggio esprime la propria fortissima preoccupazione per la grave crisi internazionale tra la Russia e la NATO, determinata dalle forti tensioni per la situazione in Ucraina.